io vado. Io. Ma è roba poco. Comunque, il peggio passa. Speriamo che passi. Ma questa era così, questa era la cosa. Sei bravo, che stai schiarivo, eh? Prova. We're all in the ranks. Dennis, what are you going to get? Thank you.
Thank you.
Buonasera, signore e signori. Sono Angela Arnone, rappresentante in Ortona dei veterani del Three Rivers Regiment del Canada. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Angela Arnone, and I am the Ortona agent for the veterans of the Three Rivers Regiment of Canada. Today, June 1st, 2019, I am delighted to welcome all of our respected guests who are here to attend a unique historic ceremony announced with the ancient tradition of the pipes and the notes of Avukela and Marechiare, two pieces by Ortona composer Francesco Paolo Tosti, beautifully rendered by our own T for Four Ensemble. Oggi, 1 giugno 2019, è con vero piacere che accogliamo tutti voi graditi ospiti, qui presenti per una cerimonia unica e storica, che si è aperta con l'antico richiamo della cornamusa e le piacevoli note dell'ensemble ortonese T for Four con due brani del nostro Francesco Paolo Tosti, Avukela e Marechiare. Ortona porge un caloroso benvenuto agli amici canadesi, il ministro Lawrence McAuley degli affari veterani, l'ambasciatrice per il Canada a Roma, Alexandra Bubeliskis, la comandante del NATO Defense College di Roma, tenente generale Chris Whitecross, il comandante del Loyal Edmonton Regiment, tenente colonnello Jonathan McCulley, i rappresentanti della questura di Chieti, il maggiore Ragucci dei nostri carabinieri, tenente colonnello della Guardia di Finanza Pastorelli, capitano di fregata Giuseppe Marzano, all'assessore provinciale Arturo Scopino e a tutte le autorità e i cittadini presenti. Ortona extends a warm welcome to its Canadian friends, Lawrence McAuley, Minister of Veterans Affairs, the Ambassador for Canada in Rome, Alexandra Bubeliskis, the Commander of the NATO Defence College of Rome, Lieutenant General Chris Whitecross, Loyal Edmonton Regiment Commander, Lieutenant Colonel Jonathan McCulley, representatives of the province of Katie's superintendent, police superintendent's offices, the major of the Carabinieri Ragucci, our own representative here in Ortona, frigate captain Giuseppe Marzano, Lieutenant Ken Pastorelli of the Finance Corps, Arturo Scopino from our provincial council, and all the authorities and citizens present. Without further delay, I would like to invite the Mayor Leo Castiglione to greet our guests and explain why we are gathered here this evening. Senza ulteriore indugio, allora, inviterei il sindaco della città, Leo Castiglione, a dare il suo saluto agli ospiti e condividere con tutti noi la motivazione che ha portato a vederci riuniti in questo luogo stasera. A nome della città saluto e porgo il benvenuto al ministro Lawrence McAuley, alla signora ambasciatrice Alexandra Bukaliskis, al tenente colonnello Jonathan McCulley e ai rappresentanti del Loyal Edmonton Regiment e a tutte le autorità civili e militari intervenute. On behalf of our citizens, I extend greetings and a warm welcome to Minister Lawrence McAuley, Her Excellency Ambassador Alexandra Bubeliskis, Lieutenant Colonel Jonathan McCulley of the Loyal Edmonton Regiment and his contingent, and to all the civilian and military authorities here present. Chiudiamo oggi ufficialmente con l'apposizione della nuova targa che intitola questa piazza agli eroi canadesi, la prima parte di questo percorso sulla via di un legame storico e umano che da 75 anni unisce la comunità ortonese e quella canadese. Today, in unveiling the street sign that renames this square in honor of Canadian heroes, we officially close the first leg of a journey of historical and human ties that the communities of Ortona and Canada have shared for the last 75 years. Una prima fase che ha riguardato il cambio di nome di un luogo che con il monumento Il Prezzo della Pace è entrato a far parte della memoria nazionale del Canada e delle associazioni dei veterani. Questo percorso amministrativo si è chiuso con il decreto prefettizio del 6 febbraio 2019 che dopo la pronuncia del Consiglio Comunale di Ortona e sulla base anche del parere della soprintendenza ha acclarato le motivazioni di carattere storico, sociale e etnoantropologico che legano questo luogo alla storia della città e in particolare alle vicende belliche che hanno visto le forze canadesi dell'ottava armata vittoriose sulle truppe tedesche che presidiavano la linea Gustav nell'inverno del 43.
This first stage involved changing the name of a site that is home to the Price of Peace Monument, which has become a national monument in the memory of Canada and of its veterans. The administrative process for the name change was ratified with the prefect's decree on 6th of February 2019, following the Ortona Municipal Council pronouncement and the considered opinion of the Department of Cultural Heritage, which confirmed the historical, social and ethno-anthropological reasons that link this square to the town's history, especially to the events of the battle in which the Canadian 8th Army Forces defeated German troops defending the Gustav Line in the winter of 1943. Una battaglia cittadina cruenta e sanguinosa che causò un alto numero di vittime militari e civili e la distruzione di gran parte della città. This vicious battle led to bloodshed and the death and injury of thousands of soldiers and civilian casualties and the destruction of much of Ortona. Da questa piazza, con il suo monumento che ricorda il sacrificio affrontato per conquistare la pace, che in questi anni è stato amorevolmente custodito dalle sorelle Maria e Francesca la Sorda, oggi inauguriamo un nuovo capitolo della nostra storia condivisa, una pagina che guarda al futuro, con il progetto della piazza che verrà e che con la nuova veste urbana potrà diventare un luogo non solo dedicato al ricordo, ma anche un centro di vita quotidiana, di pulsione sociale, di incontri e attività cittadina. Una piazza per una città che allunga il suo sguardo oltre oceano e diventa internazionale. In this square, with a monument paying tribute to the sacrifices made to win peace, lovingly tended for many years by sisters Maria and Francesca La Sorda, we now turn the page to write a new chapter in our shared history. A page written for the future, with plans for the refurbishment of the square, with new urban furnishings that will not only showcase its memorial role, but also upgrade it to a place for everyday life here, alive with social interaction and municipal activities. A plaza for a town that turns its gaze to the horizon beyond the ocean and becomes international. Con questo spirito, nel settembre del 2018, il Consiglio Comunale, su proposta del consigliere Luigi Polidoro, ha avviato questo cammino di riconoscenza e di solidarietà verso il popolo canadese, che nel corso di mezzo secolo ha vissuto tanti momenti significativi, fatti di rapporti istituzionali o di semplice partecipazione agli eventi commemorativi, e che proprio in occasione del 75esimo anniversario della liberazione di Ortona si arricchisce di questa simbolica intitolazione che mancava nella toponomastica cittadina. In September 2018, the Municipal Council embraced the spirit of a proposal by Town Councillor Luigi Polidoro, setting off on a journey to express grateful solidarity towards the Canadians, with so many significant institutional moments or even simple commemorative events over the previous five decades. Now, on this 75th anniversary of the liberation of Ortona, the map of that journey has been completed with this emblematic new name, sorely lacking in the town. Un cammino fatto di segni nel tempo di una storia che annovera tra le sue tappe principali la cena del Natale 1998, quando per la prima volta reduci canadesi e tedeschi della battaglia di Ortona, accompagnati dai rispettivi ambasciatori, si sedettero in pace e amicizia intorno ad un tavolo imbandito nella chiesa di Costantinopoli, proprio in ricordo della cena del Natale di sangue del 1943. A journey cadenced with events like the 1998 Reconciliation Christmas Dinner, the first time Canadian and German veterans of the Battle of Ortona, accompanied by their respective ambassadors, had sat down in peace to eat together by the Church of Santa Maria di Costantinopoli and lay to rest the ghosts of the Bloody Christmas of 1943. Oppure quando nel 2002 si giunse all'istituzione del Museo della Battaglia di Ortona, che in questi anni ha raccolto testimonianze e contributi da associazioni canadesi per mantenere vivo e rafforzare il ricordo. Then in 2002, the Battle of Ortona Museum was founded, and in recent years it has collected many testimonies and donations from Canadian associations,
that served to keep the flame of memory burning. O ancora quando nel dicembre 2013 il patto ufficiale di amicizia tra le municipalità di Edmonton e Ortona suggellò i legami affettivi, storici e sociali nati dal contributo che i militari del Loyal Edmonton Regiment dettero per la liberazione di Ortona. More recently, in December 2013, an official pact of friendship between the municipalities of Edmonton and Ortona sealed the effective historical and social bond that is the legacy of the Loyal Edmonton Regiment's sacrifice in the liberation of Ortona. Segni di una storia condivisa che proprio tra due settimane, il 16 giugno, ricorderà i 60 anni della medaglia d'oro al valore civile, concessa dal Presidente della Repubblica Italiana nel 1959 alla nostra nobile città degli Abruzzi, per significare la perdita di 1314 dei suoi figli e la distruzione della maggior parte del suo patrimonio monumentale ed edilizio durante i terribili mesi di guerra del 1943-44. A tale of two cities. And in 2 weeks' time, on 16 June, this will be further honored on the 60th anniversary of the Gold Medal for Civic Valor granted by the President of the Italian Republic in 1959 to this noble town of Abruzzo, a tribute to the loss of 1,314 of its children and the destruction of much of its monumental and architectural heritage during the terrible months of the war from 1943 to 1944. Tappe importanti, come quella di oggi, che racchiudono il senso profondo di una citazione antica e molte volte ripetuta nei nostri discorsi. La storia è maestra di vita, o più compiutamente, la storia è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita, messaggera dell'antichità. Landmark moments like today are the tangible proof of the age-old, oft-repeated words that history is the master of life. That is to say, history is witness to time, casts light on truth, keeps memory alive, teaches the meaning of life, and is the herald of antiquity. Noi, oggi, nel nostro piccolo, lasciamo un messaggio per le passate e future generazioni, un messaggio di pace, di libertà e fratellanza. Grazie. Today, in our own small way, we leave a message of peace, freedom and community for past and future generations. Grazie, signor Sindaco, per le sue esaudienti e commoventi parole che spiegano il contesto della nostra presenza in questa piazza. Invito allora il ministro Lawrence McAuley a prendere la parola per il Canada. Thank you, Mr. Mayor, for your thoughtful and moving words setting the scene for this evening's ceremony in this square. With great pleasure, I would like to invite Minister Lawrence McAuley to speak for Canada. Thank you, Angela, Ambassador, Mayor Castiglione. I have trouble with the 10 translation. Ladies and gentlemen, I would like to thank the mayor and the people of Ortona for continuing to honor and pay tribute to the sacrifice of our Canadian men and women in uniform. Sua Eccellenza Ambasciatrice Bugaiskis, signor Sindaco, distinti ospiti, membri del Loyal Edmonton Regiment, signore e signori, vorrei ringraziare lei, signor Sindaco Castiglione, e tutti i cittadini di Ortona che continuano a rendere omaggio ai sacrifici dei nostri uomini e donne canadesi in divisa. I was here 25 years ago and had a great honor of meeting so many people and showing what respect they had for the people that liberated Ortona. I also, and coming back today and looking at the museum that was opened in 2002, it's certainly clear to me that the people of Ortona have a great respect for the people that liberated them. Sono stato qui 25 anni fa
e tornando, anche allora ho conosciuto delle persone splendide, tornando e visitando il vostro museo aperto nel 2002 mi sono reso conto di quanto questa città tiene alla memoria della battaglia. Thank you for welcoming us to this piazza, which will soon be renamed to honor those Canadians who we find the the Praise of Peace Monument. Grazie anche per questa accoglienza in questa piazza che a breve sarà intitolata in onore di quei canadesi e dove si trova il monumento Prezzo della Pace. I'm also aware that there was a fundraising that put together here in order to raise funds in order to make this square very honorable. I am so pleased to be able to say with the mayor and Angela and everybody here that you have met the requirements. You have achieved your fundraise. You're able to proceed with this piazza and to make sure that it honors the Canadians who liberated this city. Sono anche venuta a conoscenza del fatto che avete raccolto dei fondi per rinnovare questa piazza che è una piazza che onorerà la memoria dei nostri caduti canadesi e sono veramente contento che la città è riuscita a raggiungere la somma che serve per completare i lavori. Here in Ortona 76 years ago, seeing one of our brave Canadian soldiers tending a wounded comrade which was all too common a scene from the battlefields of 76 years ago. A Ortona 76 anni fa, vedere i nostri valorosi soldati canadesi che si prendevano cura di un compagno ferito era una scena fin troppo frequente sui campi di battaglia. This powerful monument is a peaceful salute to the bitter fighting of our soldiers endured here, reminding us of the sacrifice made during the Battle of Ortona. E questo struggente monumento è un omaggio pacifico ai terribili combattimenti che i nostri militari hanno sostenuto qui e ci ricorda i sacrifici resi nei giorni della battaglia di Ortona. The Italian campaign of the Second World War, and specifically the Battle of Ortona, was some of the toughest fighting the Allies faced during the Second World War. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la campagna d'Italia, in particolare la battaglia di Ortona, rappresentano alcuni dei combattimenti più cruenti affrontati dagli alleati. Throughout the campaign, Canadians fought with determination and skill and continue to build on their distinguished military legacy, spearheaded by the Loyal Edmonton Regiment and the Seaforth Highlanders of Canada, supported by the tanks of the Three Rivers Regiment. Per l'intera campagna, i canadesi hanno combattuto con determinazione e abilità e hanno continuato ad accrescere la loro gloriosa storia militare, con in testa i reggimenti del Loyal Edmonton e dei Seaforth Highlanders of Canada, sostenuti dai carri armati del Three Rivers Regiment. Fighting through the rubble-filled streets was new to our troops, restoring and smashing through the town buildings and homes, mouse-holing their way through stone walls. Their creative and efforts helped them gain crucial ground. Combattere nelle vie stracolme di macerie era una novità per le nostre truppe, ricorrendo allo sfondamento degli edifici e le case con la tecnica denominata mouse-holing, per attraversare i muri, la loro inventiva li ha aiutati a conquistare terreno critico. Now, of course, the crossroads, as you're all aware of here, was a strategic point that the Allies had to take and Canadians had to take from the Nazi forces. I had the privilege today of stopping there and laying a wreath at the tank and to hear a story of how what the fight was, what a struggle it was to drive the Nazis out of that strategic area and advance into Ortona and liberate the city. Oggi ho visitato le quattro strade, Side Crossroads, e ho sentito il racconto di quanto è stata dura la battaglia per attraversare questo punto che era fondamentale per poi raggiungere la città di Ortona. The Battle of Ortona came down to 8 days of fierce hand-to-hand combat, but thanks to Canadian soldiers, Ortona was officially liberated on December the 28th, 1943.
La battaglia urbana di Ortone è andata avanti per 8 giorni, con feroci combattimenti corpo a corpo. Ma grazie ai soldati canadesi, Ortone è stata ufficialmente liberata il 28 dicembre 1943. Tragically, more than 500 Canadians died in the Ortona sector in December of 1943. Part of the more than 2,600 casualties our forces suffered here. Throughout the Italian campaign, Canada suffered more than 26,000 casualties, near 6,000 which were fatal. Tragicamente, più di 500 canadesi sono deceduti nel settore di Ortona nel dicembre del 1943, parte di un totale di oltre 2.600 vittime canadesi. Durante tutta la campagna italiana, il tributo pagato dal Canada è stato di oltre 26.000 vittime, con quasi 6.000 decessi. Canadians faced incredible challenging battles in Italy against some of the enemy's best troops, but they persevered. Selfless courage and sacrifice in the cost of peace and freedom, something that binds Italy to Canada this day. I canadesi affrontarono battaglie incredibilmente difficili in Italia contro alcune delle migliori truppe nemiche, ma hanno perseverato, coraggio e sacrificio altruisti per la causa della pace e della libertà, qualcosa che lega Canada all'Italia anche oggi. As the mayor has already mentioned, the two ladies, Maria and Francesca, they were just young girls during the Italian campaign, but they remembered our Canadian soldiers until the day they died. Come già accennato dal nostro sindaco, un sentimento condiviso dai cittadini ortonesi, come le sorelle Francesca e Maria la Sorda. Erano ragazze durante la campagna d'Italia, ma si ricordavano dei nostri soldati canadesi. Whether it was sharing food, shelter, or sharing a bond, the resilience of the citizens here during the war and the destruction and fierce fighting and during the reconstruction of your beautiful town, it's a testament to your pride and determination. Che fosse la condivisione del cibo, di un riparo, di un legame, la resilienza dei cittadini qui durante la guerra, in mezzo alla distruzione, ai feroci combattimenti e durante la ricostruzione della vostra bella città, è una testimonianza del vostro orgoglio e determinazione. When this monument was unveiled in 1999, the sisters attended the ceremony. Every day after, for some 15 years, they came back and made sure there was always fresh flowers at the monument. While they have both since passed away, that touching act of gratitude will be remembered for many, many years. Quando questo monumento è stato inaugurato nel 1999, le sorelle La Sorda hanno partecipato alla cerimonia. Ogni giorno per molti anni sono state presenti assicurando che ci fossero sempre fiori freschi su questo monumento. E nonostante le sorelle ci hanno lasciati, quel loro gesto commovente di gratitudine non sarà mai dimenticato. I have to say I am honored to see the sentiment, remembrance and the gratitude that the people of Ortona has for our Canadian military and the Canadian fallen that paid the ultimate sacrifice here. I can assure you forever we will be tied together. Thank you very much. Sono onorata nel constatare che il sentimento della memoria persiste e ringrazio i cittadini di Ortona a nome di tutti i canadesi. La memoria durerà per sempre. Grazie, signor Ministro. Vorrei anche salutare alcuni ospiti molto graditi che ci hanno voluto accompagnare stasera. I rappresentanti del Canadian College di Lanciano, ma anche la signora Sandra Seagram e sua figlia Eugenia, rispettivamente figlia e nipote di un eroe canadese che ha perso la vita nel 1941 e benefattrici del Museo della Battaglia di Ortona. In ultimo, i militari del Loyal Edmonton Regiment, alcuni di loro veterani di altre guerre, ma che hanno nel cuore la nostra Ortona, una città che hanno contribuito a liberare nel 1943, perdendo 63 uomini durante la battaglia urbana e che fanno parte dei 1.366 caduti che custodiamo nel Morro River War Cemetery. Il reggimento ha un forte legame con Ortona e sostiene il nostro museo da sempre. Invito il suo comandante Jonathan McCully a prendere la parola.
Thank you, sir. Let me also greet some very welcome guests who have traveled to be with us tonight. The representatives of the Canadian College of Lanciano, Marisa D'Alessandro and David Phillips, but also Mrs. Sandra Seagram and her daughter Eugenia, respectively daughter and granddaughter of a Canadian hero, Philip Seagram, benefactors of the Battle of Ortona Museum. Last but not least, the soldiers of the Loyal Edmonton Regiment, some of them veterans of other wars, but whose hearts lie in our Ortona, a town the Eddies helped to liberate in 1943, losing 63 men during the urban battle, and who are some of the 1,376 young Canadians who rest in the Moreau River War Cemetery. The regiment has a strong bond with Ortona and has always supported our museum. So would their CO, Jonathan McCulley, kindly like to say a few words? Thank you, Angela. Mayor Castiglione, Honorable Minister Lawrence Pauli, Ambassador Pugliese, citizens of Ortona, family and friends of the regiment, soldiers of the regiment, I have two tasks today. So there's some words from the commanding officer, which I will present, of course. But I've also been provided with a letter from the mayor of the city of Edmonton, which I will read first. Colonnello, felice di essere qui stasera, ha principalmente due compiti. Uno è rappresentare il suo reggimento e l'altro è rappresentare la città di Ortona con una lettera inviata dal sindaco di Edmonton. Dear Mayor Castiglione, I am pleased that the City of Edmonton's namesake regiment, the Loyal Edmonton Regiment, will join you in Ortona on June 1, 2019, as the piazza is renamed. Sono contento come sindaco di Edmonton che il nostro reggimento, che porta il nome della nostra città, sarà presente a Ortona il 1 giugno per il cambio di nome da Piazza Plebiscito in Piazza degli Eroi Canadesi. It is fitting that the piazza will be named for the Canadians who not only fought in and liberated your town, but also commissioned the Price of Peace Monument. This monument, incorporating bricks from buildings destroyed during the fierce fighting, speaks to the unbreakable bond between comrades in arms and is a testament to the human spirit. È appropriato che questa cerimonia ci sia in questa piazza dove i nostri militari hanno combattuto per liberare la città e dove c'è il monumento Il Prezzo della Pace che è stato costruito con dei fondi raccolti dal popolo canadese. The City of Edmonton takes great pride in the achievement of the Loyal Eddies and is immensely grateful to your citizens for the care they take with those who fell during the liberation and are now buried in the commune of Ortona. La città di Edmonton è orgogliosa del suo reggimento e di quanto ha fatto durante la battaglia di Ortona. Ringrazia la città che tiene viva la memoria di questi uomini e che custodisce così caramente i morti che sono nel cimitero canadese del Moreau River. On behalf of Edmontonians, I wish you all the best with the piazza renaming ceremony. I look forward to a long and fruitful relationship through our shared military history and the bond of friendship established in 2013. Yours truly, Mayor Don Iveson. Invio un calorosissimo augurio per la rinominazione della piazza e per il futuro per la vostra città. On behalf of the Loyal Edmonton Regiment, I want to thank you for coming today and welcoming us to this renaming ceremony. Come rappresentante del Loyal Edmonton Regiment, vi voglio ringraziare per averci invitato a questa cerimonia oggi. Events like this are tremendously important. These physical structures, such as the piazza and the monument just behind me,
are clear reminders of the things that we should never forget: the cost of war and the price to achieve peace. Luoghi come questa piazza e segni tangibili come il monumento alle nostre spalle sono segni importanti. Ci ricordano le cose che non dobbiamo mai dimenticare. These structures provide us with a place for soldiers and civilians to come together with a common goal of remembrance. Queste sono strutture che ci regalano un luogo dove possiamo ritrovarci insieme per ricordare. These structures help us to focus and take the time from our daily lives to see and to hear from those who've been directly affected by the devastation of war. Sono luoghi dove possiamo riflettere anche quotidianamente su gli effetti e l'impatto su chi viene coinvolto in una guerra. Finally, these structures allow us to immortalize those who have made the ultimate sacrifice so that we can all live in peace. Infine, sono luoghi dove possiamo onorare e ricordare quelli che hanno fatto il più grande sacrificio per garantire a noi un futuro e la libertà. By the time the regiment arrived here some 75 years ago, we had been tested through the campaign in Sicily, through Campo di Ancesi, Campo Basso, Vino Ridge, and the Gully. While the regiment had gained crucial experience, the fighting for Ortona was extremely difficult. Quando il reggimento si è trovato alle porte di Ortona in quel dicembre del 1943, aveva guadagnato molta esperienza in Sicilia, nel sud d'Italia, Campo Basso, per le campagne di Ortona, Vino Ridge, alle quattro strade. Però non era preparato per quello che ha trovato arrivando dentro alla città. The narrow streets and passageways, combined with the formidable German preparations, the December rain and mud made the fighting all the worse. I vicoli, le strade strette ed un nemico veramente agguerrito sotto la pioggia battente in mezzo al fango hanno reso un compito difficile ancora più difficile. The fighting was fierce and many from both sides lost their lives. Much of the town was destroyed and the sufferings of the citizens and soldiers was immense. I combattimenti sono stati feroci, ci sono state molte perdite e la sofferenza dei cittadini di Ortona è stata enorme. We have returned today with some members of the regiment, together with family and friends, to tour these battlefields, to see and to hear firsthand the effects of war, and to honor and remember those who gave their lives. Torniamo oggi, alcuni rappresentanti di questo reggimento, per fare un viaggio della memoria, constatare dove hanno combattuto i nostri. We have a special bond with the city of Ortona as a result of our time fighting here to liberate the city. We are so pleased to be part of this ceremony today, to be here and to share this moment with you in the same spirit as we shared with you in the liberation some 75 years ago. Questo reggimento ha un legame speciale con Ortona e siamo qui oggi per questo, per ricordare e per portarlo avanti anche nel futuro. In closing, I'd like to ask Mayor Castiglione to join me up here for a presentation of the mayor's letter as well as a plaque on behalf of the regiment. Se il signor sindaco ci vuole raggiungere, il colonnello vuole fare un omaggio da parte del reggimento e anche da parte del sindaco di Edmonton.
Thank you, sir. Would Mayor Castiglione and Minister McCauley kindly proceed to unveil the square's new street sign dedicated to the Canadian heroes? Alongside, you will also see the panels showing how the square will look once it's refurbished. Grazie, colonnello. Adesso invito il sindaco Castiglione e il ministro McCauley a procedere allo scoprimento della nuova targa di intitolazione della piazza dedicata agli eroi canadesi e dei pannelli che illustrano il progetto per il rifacimento degli arredi urbani di questa parte della città. Following an exchange of gifts, the ceremony will come to a close and we say goodbye to the note to the final piece by our ensemble team before, paired by Paolo Angelucci and also Schindler's List. Many thanks to all of you for finding the time to be with us this evening. Al termine ci sarà uno scambio di doni e ci saluteremo con le note degli ultimi brani del Tifo Fo, Schindler's List e Terre di Paolo Angelucci. Ringrazio tutti i graditi ospiti di averci dedicato la loro presenza stasera.
And the mayor and the ambassador would like to come forward. There'll be an exchange of gifts. Invitiamo il sindaco, il ministro e la signora ambasciatrice per lo scambio dei doni. Thank you.